Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare della Nations League, la quarta edizione del torneo che vede le nazionali europee suddivise in varie leghe. Cominciamo dalla Lega A, che vede 16 squadre suddivise in 4 gruppi da 4. Le prime due accedono poi ai quarti di finale in questa nuova formula del torneo, mentre le terze spareggiano per non retrocedere, le ultime retrocederanno direttamente nella Lega B. Cominciamo dalla Lega A, gruppo 1, che vede in testa il Portogallo, che ha battuto la Polonia in trasferta per 3-1 per i polacchi, tra l'altro la rete dell'interista ex napoletano Zieliński, e poi va a pareggiare 0-0 in trasferta in Scozia, mentre la Croazia è al secondo posto con 7 punti dietro ai portoghesi che ne hanno 10, Croazia che vince anch'essa contro la Scozia, poi pareggia 3-3 contro la Polonia. Per i polacchi ancora a segno Zieliński con una doppietta e il romanista Zalewski, Polonia che ha 4 punti, mentre la Scozia è all'ultimo posto con 1 punto. Passiamo al gruppo 2, che vede l'Italia di Luciano Spalletti in testa con 10 punti, Italia che pareggia una partita molto strana contro il Belgio, 2-2 alle reti di Cambiaso e Retegui, segue poi l'espulsione di Pellegrini che permette ai belgi di pareggiare con le reti di De Kuyper e Trossard, Italia che poi si rifà agevolmente contro Israele con le reti di ancora dell'Atalantino Retegui, la doppietta del napoletano Di Lorenzo e l'ultimo gol dell'interista Frattesi. Al secondo posto del girone c'è la Francia con 9 punti, la Francia che batte Israele e poi batte anche il Belgio, un gol anche del laziale Guendouzi, Belgio che ha 4 punti, ultimo Israele con 0 punti. Passiamo al gruppo 3, dove c'è la Germania in testa ed è già qualificata in testa con 10 punti, tedeschi che battono prima la Bosnia e poi l'Olanda per 1-0. Al secondo posto c'è l'Olanda che pareggia 1-1 in Ungheria con una rete anche dell'interista Dumfries e poi perde, come detto, contro la Germania. Ungheria anch'essa 5 punti, Bosnia ultima con un solo punto. Andiamo al gruppo 4, che vede la seconda squadra già qualificata ai quarti di finale, è la Spagna che domina il girone con 10 punti, spagnoli che prima la Danimarca 1-0 e poi battono anche la Serbia per 3-0 con un gol anche del neomilanista Morata. Al secondo posto c'è la Danimarca con 7 punti, al terzo posto la Serbia 4 punti e l'ultima la Svizzera con un punto nella sfida contro i danesi. Per gli svizzeri assegna anche il bolognese Freuler. Passiamo al gruppo B, alla Lega B. Cominciamo dal gruppo 1, Lega B che vede anch'essa 4 gruppi da 4 squadre, un totale di 16. La prima sale direttamente in Lega A, la seconda spareggia per la promozione, le terze spareggiano per non retrocedere, le ultime retrocedono invece in Lega C. Cominciamo dal gruppo 1, in testa c'è la Repubblica Ceca che batte prima l'Albania e poi pareggia fuori casa contro l'Ucraina, per gli ucraini a segno il romanista Dobbik. Al secondo posto c'è la Georgia che perde tutte e due i suoi match, invece l'Albania sale a 6 punti dopo aver battuto proprio i georgiani con una rete dell'interista Aslani, all'ultimo posto proprio gli ucraini con 4 punti. Gruppo 2, un po' a sorpresa se vogliamo, c'è la Grecia in testa, punteggio pieno con 12 punti, greci che addirittura battono l'Inghilterra al domicilio per 2-1 con una rete proprio nei minuti di recupero, inglesi che sono fermi a 9 punti perché poi battono la Finlandia fuori casa, Irlanda con 3 punti, l'ultimo posto per la Finlandia con 0 punti, finlandesi tra l'altro a segno contro l'Irlanda con il veneziano Poyanpalo. Passiamo al gruppo 3 che vede un trio in testa, Norvegia, Austria e Slovenia con 7 punti, Kazakistan all'ultimo posto con un punto, qui le partite sono molto equilibrate, diciamo le vittorie si equilibrano un po', austriaci che battono il Kazakistan e anche la Norvegia, Austria che ha fatto la parte del leone in questo giro, in questa parte di girone, infatti hanno segnato addirittura 9 gol, tra gli altri una doppietta di Arnautovic, il giocatore dell'Inter, e un gol anche del bolognese Posch contro la Norvegia, Norvegia che tra l'altro prima batte la Slovenia e poi perde contro gli austriaci. Passiamo al gruppo 4 che vede in testa la Turchia che vince i suoi due match, prima con il Montenegro e poi contro l'Islanda con una rete anche dell'interista Çalhanoğlu, i turchi in testa sono con 10 punti, Galles segue a 8, Islanda 4, ultimo il Montenegro con 0 punti. Passiamo ora alla Lega C, che vede anche qui 16 squadre suddivise in 4 gruppi da 4. Qui la formula cambia leggermente, la prima sale in Lega B, le seconde spareggiano per la promozione, le terze c'è la salvezza, non retrocedono, non fanno spareggi, mentre le ultime classificate, le migliori due,
spareggeranno per non retrocedere, mentre le peggiori due retrocederanno direttamente in Lega D. Passiamo quindi al gruppo 1, che vede una coppia ormai staccata in testa, quella formata da Svezia e Slovacchia, che sono in testa con 10 punti, l'Estonia 3 punti, l'Azerbaigian chiude con 0 punti. Il gruppo 2 c'è una squadra in testa a punteggio pieno, la Romania con 12 punti, tra i rumeni spiccano le reti del Parmense Man e del Cagliaritano Marin, con due calci di rigore a segno nelle tutte e due le partite, prima contro Cipro e poi contro Lituania. Cipro che segue al terzo posto con 3 punti, davanti c'è il Kosovo con 9 punti, a segno anche il napoletano Rachmani nella sfida contro Cipro, ultimo posto per la Lituania invece con 0 punti. Gruppo 3, un gruppo molto equilibrato, qui molti pareggi, infatti l'Irlanda del Nord è in testa con 7 punti, avendo vinto una sola partita, quella contro la Bulgaria per 5-0, segue la Bielorussia con 6 punti che ottiene 2 pareggi, Bulgaria 5 punti, chiude il Lussemburgo con 2 punti. Ultimo gruppo di questa Lega C, il gruppo 4, vede in testa la Macedonia del Nord, che batte la Lettonia per 3-0 e poi l'Armenia per 2-0, un gol anche dell'ex napoletano, ricorderete Elmas. Armenia che segue con 4 punti, a pari della Lettonia, chiudono le isole Faroe con 3 punti. Passiamo ora all'ultima Lega, la Lega D, che vede solo 6 squadre coinvolte, divise in 2 gruppi da 3 squadre, molto semplice regolamento, la prima è promossa e la seconda va agli spareggi. Cominciamo dal gruppo 1, che vede in testa Gibilterra, che vince la sua partita contro San Marino per 1-0, mentre l'altra sfida i gibilterini pareggiano con Liechtenstein. La classifica vede per il momento in testa Gibilterra con 5 punti, seguita da San Marino, che ricorderete aveva ottenuto un incredibile successo nella prima tornata di partite, con 3 punti. Il Liechtenstein chiude con 2 punti. La Lega di gruppo 2 invece vede in testa la Moldavia a pari di Malta, entrambe le squadre con 6 punti. Nella Moldavia la vittoria contro Andorra, c'è anche la rete del giocatore Ionita, ricorderete, nel Serie A con la maglia del Cagliari, attualmente in forza al Lecco. Moldavia in testa, come detto, con 6 punti a pari di Malta, Andorra invece chiude con 0 punti. La finale della Nations League per quanto riguarda le squadre della Lega A si svolgerà il prossimo 8 di giugno del 2025. Bene, si chiude qui la puntata dedicata alla Nations League. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off. Ciao!